a tutti! Oggi vorrei farvi vedere il nostro Gilbert che abbiamo preso da Old Wild West. È bellissimo, è stupendo. Comunque, oltre a questo, volevo farvi vedere il nuovo Vita da Giungla, il Mini World. Dietro troviamo i vari habitat che potremo trovare. E poi Sono della Jedis. apriamo e scopriamo cosa troviamo all'interno. Che cos'è? Ma che cos'è? Un finocchio? Una patata? Apriamo. Come si fa ad aprire? Così. Che carino! C'è Patrizia! Ecco, stavo già spaccando. C'è Patrizia. Vediamo un po', i personaggi sono piccolini. Guarda che carina. Qua. Sì, adesso facciamo vedere dentro il paesaggio. Guarda che bello. Ah sì? E dove viveva Patrizia? Come fai a dire che è una montagna frantumata? Ma si dice Patrizia? Allora, vita da giungla, 8 personaggi con casetta, tutti da collezionare. Da collezionare. Maurice Junior. Andiamo a vedere Patrizia, Miguel, Fred, Patrizia. Ok, vediamo un po' cosa dice di Patrizia. Allora, topina volante. Allora, Patrizia, soprannome topina volante, specie pipistrello, ruolo unica femmina del gruppo, ama follemente Gilbert. L'unico pipistrello ad avere paura del buio, intelligente e carina, non è molto abile nel combattimento, ma fornisce una visuale aerea in caso di pericolo. Poi c'è Gilbert. Al Bob. Poi cos'è la giungla? Piantina della nostra terra. La giungla si trova nelle zone colorate di verde. Una foresta tropicale, fitta e impenetrabile. Gli animali della giungla sennò il video diventa troppo lungo, se leggo tutto il libricino che è bellissimo da leggere. Salviamo le foreste. Per secoli le foreste tropicali sono state un paradiso di natura incontaminata. Oggi purtroppo sono in pericolo a causa dello sfruttamento intensivo operato dagli uomini. Pensa che per tagliare un albero secolare bastano pochi minuti e che ogni giorno nel mondo viene distrutta un'area di foresta grande quanto 8 campi da calcio. Cosa possiamo fare per aiutare le foreste? Nel nostro piccolo qualcosa possiamo tentarlo, ad esempio comprando carta e legno proveniente da foreste controllate e protette, oppure evitando di acquistare animali esotici strappati al loro ambiente naturale. Salvare le foreste significa salvare la vita sulla terra. Ecco qui. Poi nell'ultima c'è Vita
vita da giungla, la checklist dove ci sono tutti i personaggi, e con questo abbiamo terminato. Vi salutiamo, ciao ciao, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like.